scusa, potresti leggere per favore il Campari? Sempre loro, il Campari. Andiamo, va via da questo manicomio. Buongiorno, mi sono appena svegliata. Che puzza, stanno bruciando della legna o della, peggio ancora, dei rifiuti qua vicino. C'è proprio puzza che viene dalla finestra di bruciato. Certe volte fanno queste cose a Phuket ed è una cosa che non sopporto. Quando mi sveglio la mattina, apro la finestra, respiro a pieni polmoni e qualcuno sta dando fuoco a qualcosa. Non vi ho presentato uno dei nostri nuovi amici e componenti della famiglia. Questo qui, signore e signori, con queste belle zampettine bianche e rosa, si chiama Saladeng. Saladeng. E ha un fratello gemello che si chiama, è più facile questo, si chiama Salami, però non so dove sia, è tipo in giardino. Comunque erano nella spazzatura fuori dalla palestra mesi fa, non è una cosa di oggi, e li abbiamo adottati e adesso sono molto felice e sono rompiballe, piacere. Sono anche io su YouTube e soprattutto la mia zampetta bianca e rosa è su YouTube. Meglio che metto a lavorare perché è una giornata lunga oggi, è un po' particolare, quindi vi porto insieme a noi. Mi metto a lavorare qua, devo inserire... sì, Saladeng, un attimo, dai, che inseriamo tutte le prenotazioni, mandiamo le email per i minivan dei nostri clienti. Non mi dire che hai fame perché ti ho già dato la colazione, ti sei già sgnagnato una confezione di cibo costoso per gatti e tu hai finito? No, perché devi dire qualcosa? Cioè, tu vorresti dire a queste persone che noi non ti diamo da mangiare? Guarda che si prende i caccolini nella faccia, non ti sei lavato la faccia stamattina. Ah? Tu vorresti dire a queste persone che io non ti do da mangiare? Eh? Di la verità, di se hai coraggio, di se hai coraggio. Ah, adesso non dici più niente, Ecco, manda le email tu, pesta tutto. Che dice che dobbiamo cambiare l'olio che ho detto ieri? Ah? E non vuoi? Ma che palle! Toh, ti è la borsa un po'. What the problem? Tu sei il problem. Sei tu il problem. Sì. Che hai, mua? P. Qua? Bella, sei P. P. Qui c'era un fantasma? Yeah. Ieri Bella ha detto che qui c'era un fantasma. Qui. Qui. Yeah. This morning, no. Morning, no. Yeah, only yesterday. Yesterday in the 7 o'clock. This is COVID motorbike. Oh no, hai cacciato il P. Muori dice che Bella ha visto qua un fantasma già due volte. Sapete che in Thailandia i fantasmi sono una faccenda seria. E già una volta... Bella diceva che vedeva il fantasma in camera mia e Mua l'ha cacciato, gli ha detto basta, lascia stare la mia famiglia, vattene, e dopo lei non l'ha più visto. Credenzi o meno, in Thailandia i fantasmi sono una faccenda proprio seria. E by the way, oggi è una bella giornata perché andiamo ad aiutare la nostra amica Silvia, che è alle prese col suo ennesimo trasloco. E tra un po' vi racconto anche perché ha dovuto traslocare dopo pochi mesi dalla casa che tra l'altro io le avevo trovato, cioè no, l'aveva trovata lei ma ero andata a vederla io, insomma vabbè, è anche un po' colpa mia. Comunque adesso tra un po' vi racconto tutto, ma prima fatemi mangiare perché altrimenti veramente sono isterica. Grazie. Siamo venuti a fare colazione in un tipico dim sum di Phuket. Non è la colazione tipica italiana, lo so, ma a noi piace molto. Oh, che buono questo, però io in realtà dovrei prendermi qualcosa tipo una zuppa, tipo il jok. Per chi non lo sapesse, il dim sum in realtà ha origine cinese, però Phuket va veramente tanto di moda
ed è proprio tipico. E ci sono questi che sono i classici dim sum, che sono dei piattini cotti a vapore con varie cose, ci sono dei ravioli, le verdure, queste tofu, cose carine. Poi c'è il, cos'è questo muai? Il kaumankai, che è il classico riso con il pollo a fettine sopra. Questo dovrebbe essere tipo pork belly, credo, comunque una zuppa col maiale. Questa è una roba del nord, penso, del nord della Thailandia. Aspetta, ci sono i titoli in realtà. Sì, esatto, il maiale. Come si dice stew in italiano? Vabbè, ve lo scrivo. Poi ci sono, vabbè, il porridge, che è il jok. Ci sono i mama noodle stile tom yum, anche questo mi ispira un sacco, con le costine di maiale. Questo è pesce, no grazie. E poi abbiamo che ci ha portato pure il tè, però poi mi prendo anche un altro bel caffè. Hi. Non ti gong. La mia zuppa è arrivata. Questa è una botta di felicità. E se vi state domandando cosa c'è dentro, è il riso, due belle uova. Questa qua è cipollina fritta, il pepe, la cipollina fresca, l'erba cipollina. Purtroppo il coriandolo, perché la vita ha sempre qualcosa di amaro dentro. E questo qua è zenzero grattugiato fresco. E io ci aggiungo poi anche la salsa di soia. E invece qua, Mister Zozzino, che se magna il mondo, perché comunque ti ho visto che sei andato a prendere i dim sum. Quanti ne hai ordinati? How many? 5. Sicuro? Che erano solo 5? Perché secondo me hai ordinato tutto il frigorifero. Poppiakung. Hai preso i Poppiakung? Grazie. Per me, vero? Per me? For me? Per me? Ah, cosa hai preso qua? Che bella la tua zuppa. Cosa c'è? Tom yum. Quindi mamma piccante, con i mama noodle, che sono i classici noodle istantanei che si mangiano in Thailandia, ma... Magari. Eh? Magari. Tu? Tom yum. Ah. Mamma tom yum maiale. Ok, maiale, ci cioè sono dentro i pezzi del maiale, ma i pezzi... questo è il fegato, no? Alive. Ah, è schifo, vabbè, sicuramente fa bene. Vabbè, amore, buon appetito. Cosa? I non remember chop, I don't want it, but... Non ti piace? My chop? My chop? Yeah, I only want it. Ah. But chicken, not from there. E qua c'è il caffè, ma sei sicuro che è senza zucchero? Perché a me sembra di quelli da scagazzone. È sicuro my one this. È stra dolce. Ma è full of sugar this caffè. Papà è andato a ordinarmi un altro caffè. Gli ho detto non ti preoccupare, questi qua li paghiamo, tanto se li beve lui. Ma io non posso bere il caffè con lo zucchero, assolutamente no. E però un po' di soia qua ce la metto. E buon appetito. Buono, mamma. È buono? Ma non c'è niente di più confortante che una gioca la mattina. Sì, lo so che noi in Italia mangiamo un caffè, biscotti a brioche e tendenzialmente si fa colazione dolce, ma io non la facevo neanche in Italia la colazione dolce. Non certo non mi mangiavo la zuppa, però è proprio buona. E poi questa è la mia parte preferita, l'uovo che è al forno non cotto. Come che lo muo lo chiama la wawa, la lava. Bene, ricarichiamoci energie e andiamo. Ah no, mancano i tuoi 5 dim sum. Aspetta, fermi. Eccolo qua. Questo si vede che è senza zucchero, quello è pieno di latte condensato. Dai, muo, vai col tuo wawa. No, no, si è rotto il wawa. Sapete chi è che dice wawa? Chi è che dice wawa? Bella, e dov'è bella? Tinai. Cool, bella è l'asilo, siamo liberi fino a luna. Che è mo, il gatto della lotteria? Eh? Yeah. È il gatto che porta fortuna? Meo chok di o what?
Ah, Meocho B? Leput. Ah, dove mette la zampa tu è il numero fortunato? Ah, è il numero fortunato! I programmi televisivi Thai sono fantastici. E il gatto ha detto che quello è il numero fortunato. What? What? Muoi fame? Sì. Allora, che è? Spiega. Alai, you have to explain to your follower. Poppiakung. Poppiakung, allora, questi qua sono involtini coi gamberi. Poi? Kung. Gamberi? Yeah. Alai. Kung. Kung alai. Kung è like a Kanom Chip. Kanom Jin? Yeah. Chip. Kanom Chip. Non so cosa sia il Kanom Chip. Poi? Kung. Kung ancora. Maiale. With egg. Maiale con le uova di quaglia. Yeah. Ok, e? Maiale. Maiale. Ti piace il maiale, amore? Sì. Buon appetito. Io vorrei solo una cosa. Perché sono un maialino anche io. Oggi mi concedo questo sfizio. Posso? E dai, vabbè, uno a testa, one and one. Okay. Meno male. Allora, assaggiamo questo poppiakung. Quale salsa? Questa? Sarà un mese che non mangio qualcosa di bello fritto. No, l'ultima volta è stata le patatine quando siamo andate a mangiare l'hamburgerazzo con la Silvia. Sa di Luna Park di Mantova, le giostre di Mantova Palazzo Te in inverno. Buono. Questa è l'altra salsa. Siamo arrivati adesso alla casa, ex casa di Silvia, che adesso è isterica, non si neanche, sta neanche accorgendo che sta filmando. Perché, allora, mamma mia, che casino. Allora, i tizi del furgone sono in ritardo, giustamente. Ma adesso vi spiego perché se ne deve andare da questa casa. Allora, Silvia, o lo vuoi raccontare tu? No. Lo racconto io? Silvia si è trasferita a Phuket quanti mesi fa? Quanti mesi? Il primo Silvia si è trasferita a Phuket il primo settembre. Per colpa mia? Si è trasferita a Phuket, viveva a Krabi, per colpa mia? Esatto. Perché le ho dato un lavoro. Esatto. E le ho detto, vieni a vivere e a lavorare a Phuket. Ti trovo io una casetta carina. Casetta, no, dai, l'ho trovata io, non è stata colpa tua. Però sono venuta a vederla io. Sì, ma non ti ho detto. E cosa ti ho detto? È bellissima, sì, è bellissima. Prendila, paghiamo il deposito. E così. No, la casa è carina, adesso vi faccio vedere. Posso fargliela vedere? Allora, là fuori c'è il giardinetto, adesso c'è il casino perché sta per traslocare. Poi guarda, allora, guarda qua, c'è questo bel giardinetto, il suo cancellino, salottino, vabbè adesso il casino ripeto, però immaginatevelo, no? Il salottino, la cucina, classica cucina Thai, la parte nel retro tra l'altro anche chiusa, dove puoi stendere, cucinare la roba unta e poi... Yes, I did in the furniture, but aspetta, scusate, faccio un room tour. C'era sto bel bagnetto qua, un'altra camera da letto qui e poi c'era di sopra. Adesso vi faccio vedere anche su. Aspetta, che la zuppa va un po' pesante. Ma che carina che era, c'era. Allora, qui il bagno con la sua doccia anche. Questo sono io. Qua c'era un'altra camera da letto, ok? Un'altra camera da letto e infine una terza camera da letto, che è quella dove dormiva Silvia. Buongiorno Micio! Buongiorno Micio! C'è anche un'altra amica, ma non so dove sia. Quindi era una bella casetta, no? E mi fa, guarda, ho trovato l'annuncio di questa casa. Lei era ancora crabile e dico, guarda, sai che c'è? Te la vado a vedere io. Quindi sono venuta qui un giorno. Sono venuta a vedere. Gli hai rimontato, ti stai vendicando adesso, eh? E, allora, sono venuta a vederla e gli faccio, guarda che
è carina. Poi lei ha versato il deposito, poi è venuta comunque a vederla, si è trasferita dopo 3 giorni. Ragazzi, 3 giorni, sono arrivati dei nuovi vicini che hanno iniziato a comportarsi non male, peggio ragazzi, le peggio cose. Allora, a parte l'avere un piccolo giardino, vi faccio vedere, dove la sera bevono, fumano e fanno non si sa bene quali cose, non abbiamo le prove ma potete immaginare, tenevano un pitbull in una gabbia tutto il giorno che era disperato, sto cane, ok, disperato, roba che se aprivi la gabbia per sbaglio veniva a sbranare tutti. Un bambino tenuto, ragazzi non vi racconto perché mi fa male, e il casino, poi avevano, poi non si è mai capito quale attività facessero, solo che tipo al pomeriggio arrivavano con 5-6 furgoni avanti e indietro, di notte si picchiavano, lanciavano bottiglie, insomma gente anche con cui fa anche un po' fatica a dirgli qualcosa, perché questi qua arrivano e ti tirano una coltellata in faccia, cioè diciamocelo chiaro. E niente, adesso alla fine sai cosa succede? Che se ne va, perde il deposito, perché in tutto questo la proprietaria le ha detto, esatto, le ha detto che lei non, cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto? Quella stronza mi ha detto che io rompo il contratto perché vado via prima di un anno, e io le ho detto sì, ma perché è da settembre che non si vive, non si dorme, lo sai, no, rompi il contratto, quindi devi rimettermi la casa esattamente come era prima. Sì. È smontato il tuo ventilatore? Certo, tutto smontato, guarda, le ho fatto dei buchi, poi le ho fatto dei buchi nel muro. Però, cioè, sia chiaro che questo orologio di non dimensioni è non è, cioè, no, è come l'hai trovata, adesso il tavolo, sì, vabbè, le robe lì le portiamo via. No, no, è come l'ho trovata, cioè, anche se cerco di lasciargliela sporca, in realtà è meglio di come era prima. Tra l'altro, posso dirlo anche, la sua macchina della proprietaria è rotta, l'ha lasciata qua sempre, cioè, non l'ha mai spostata. Cioè, quella lì è la macchina della proprietaria, niente, lei l'ha buttata lì dicendo no, è rotta, e l'ha lasciata marcire qua davanti, quindi manco il parcheggio. Se facete le vicine, aspetta. Ciao, ciao, ciao. Vai a vedere i vicini. No, mua. Posso? Posso? Sì, l'ho vista, ma non si vede bene. Cioè, ma si può tenere una casa? Guarda solo l'ingresso. Cioè, potete immaginarvi il resto. Adesso non c'è nessuno, eh. Oh, basta. La casa dove va a vivere, che ci crediate o no, è una casa che io ero già andata a vedere durante il Covid con il mio amico David. Siamo andati a vedere sta casa ed è una casa davvero carina, e all'epoca stavo per prenderla, poi dopo ho cambiato idea perché sapete la storia, forse non la sapete, se non la sapete ve la dico in breve, avevamo trovato un'altra casetta che all'epoca costava meno perché in periodo di Covid era periodo di magra, molta magra, e dopo abbiamo trovato la casa dove viviamo adesso, quindi nella casetta micro siamo stati credo 6 mesi, in una casetta dove pagavamo veramente poco di affitto, tipo 6.000 baht, che sono 150 euro al mese, ma erano altri tempi, adesso. E insomma, era andata in questa casa dove lei si è trasferita, cioè si è trasferita, insomma ci andiamo adesso, da oggi. Dopo sono arrivati, 2 giorni dopo, non 3, che ti sei trasferita qua. Beh, pensa che oggi non li vedrai mai più, a meno che tra 2 giorni non si trasferiscono di fianco alla tua nuova casa. Allora, la situazione è questa. Mua sta dirigendo i lavori, io non sto facendo niente. Mua ha già smaltito la colazione. Chiudo, eh? Sì. Secondo me qualcosa vola via. Anche secondo me. Però speriamo sia qualcosa di non importante. Ti ho preso una roba. Oddio. E buona fortuna per la nuova casa. Yeah, è bellissimo. Questa è la prima colazione di domani mattina. Oh, meno male. Quando sarò in mezzo al casino non troverò le tazze. Esatto. Infatti non te l'ho data prima perché sennò devi traslocare anche quella. La cosa fondamentale è il caffè. C'è anche il porta... Prova a aprirlo. C'è anche il...
tanto che arriva un po' di fresco perché si crepa di caldo. C'è anche il ma è tutto oro il sopra, sembra tutto, che carino. È carina? Bellissima. Non c'era, grazie. C'era solo nero così, però era carino. Mi commuovo. Ma che commuovo, io mi commuovo che adesso sto screpando di caldo. Sono stanca morta e tra un'ora deve lasciare la scuola, dobbiamo ancora portare le gatte. Sì, possiamo chiamare e dire oggi fa full time, lo veniamo a prendere alle 4. No, per te che ti riposi dopo. No, vado. Sai cosa facciamo? Adesso veniamo lì, poi mo lo faccio tornare con loro, lo metto giù a casa mia, lui prende il motorino, va a prendere Bella. Ok, vabbè. E io faccio con calma. Siamo arrivati nella nuova casa! Mi sta calcolando nessuno perché sono tutti presi a fare il trasloco tranne me. Papà, papà ha già smaltito tutte le calorie della colazione, sì. Ora... Però sei un buon amico, papà. Sì. Sei un bravo papà. Bravo. Non ti do il bacino adesso perché puzzi. Sei stanco. Anche tra un po' devi andare a prendere Bella a scuola. Yeah. E noi le gatte. Sei contenta? Sono sudata. Sarei... faccio schifo, devo fare il colore ai capelli. Sarei più contenta. Però sono quando... contentissima. Quando avrai sistemato quella, tutto. Ti faccio vedere. Vabbè, comunque ragazzi, guardate quanto è bella questa... come si chiama? Piscinetta, idromassaggio, plunge pool con la cascatina. Ci ho già appoggiato i piedi, è veramente figa. Il suo bel tavolo, mua che monta di cosi. Adesso mandiamo via gli uomini perché ci hanno già aiutato abbastanza. E qui c'è la... chi è che monta il letto? Oh, ma chi è che monta il letto? Ok. Posso fare un home tour adesso e poi lo rifarai tu quando sarà a posto? Certo, no, lo rifarai tu quando sarà a posto. Ok. Allora, questo è il salotto con tanto di forno a microonde e mo' che porta dentro le doghe del letto. E qua ci verrà l'area pranzo, abbiamo due tavoli, poi capiamo come gestirli. E poi qui c'è la cucina e qua dietro zona lavanderia, poi sistemeremo bene. E... il salotto, okay, and this one have to put inside. Yeah. Poi c'è una camera da letto che è anche bella fresca, secondo me questa casa è molto più fresca rispetto all'altra, sì, perché c'è anche l'aria proprio più fresca, si sente. Primo bagno, bello specchio, seconda camera da letto col letto che va montato, armadio e secondo bagno, quindi per una persona che vive da sola direi che è molto carina questa casa. Poi ha delle belle energie positive questa casa qua, a parte in questo momento che c'è il delirio. Vabbè, torno ad aiutare, ci vediamo tra poco col trasloco delle gatte. Mamma mia ragazzi, la stanchezza si fa sentire, siamo sudate, stanche. Moè è tornato a casa con i ragazzi perché è andato a prendere Bella all'asilo, perché è 1:20 e adesso la Silvia sta in questo istante portando fuori le gatte. Mi ha dato una bottiglia di Campari che l'hai avanzata nel frigo. Adesso dico, tra qualche giorno mi inviti a casa tua a bere uno spritz. Sembrano... eccole! Secondo che faccio una foto solo al contatore. Sì, sì, fai pure. Ti aspetto col tuo Campari e le gatte. Ci stai? Scusa, potresti leggere sì, per favore il Campari? Campari. Andiamo, va via da questo manicomio. Siamo arrivate? Eh? Siamo arrivate? Eh? Mm? Mm? Ti ubriachi col Campari adesso? Eh? No, detto no. No, adesso entriamo. Evviva! Benvenute! Evviva! Vedi, adesso non mi agolano più perché hanno capito che non sono dal veterinario, era la cosa più importante. Anche secondo me, sai? Era la cosa più importante, non andare dal dottore. Guarda! Yeah! C'è la tua panchina! Hai visto? C'è la tua cassapanca! Sei mo, usciamo? Usciamo? Ciao! Wow! Uè, che bello! Ti piace questo posto? Ti piace? Sì, è fresco! Ci abbiamo letto nuovo,
siamo fresche. Che vuoi di più? Mamma mia! Tornato dall'asilo, eh? Bella? Ehi, fatti vedere con questi codini, che solo la maestra ti può fare. Cos'è che hai preso da scuola? Ah, il tuo mamma? Cosa c'hai da scuola? Fammi vedere. Di mamma. Fammi vedere. Wow. Fammi vedere. Wow. Cos'è quello? No, è rotto. Cos'è? Cos'è l'elefante? Cos'è? Cos'è? Ma tieni un attimo, bua. Ma noi abbiamo un set qua. Guarda, abbiamo un set dei piatti. Guarda che abbiamo un set dei piatti. E pesci, questa dovrei essere io in teoria. Buon appetito. Cosa mangia Bella? Nulla. Cin cin. Cin cin. Ma è Bella chi non l'hai? Nothing. Tinai. Chi Leo? Ma non ho parole. Chi Leo? Madonna, non me ne sono neanche accorta. Ciao, ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Dai, bacia la mamma. Mamma, go to the office, eh? And you don't like to go to the office. Dai, tu. Ma che manine so capine. Vai. Dai, dai, Bella. No. Bella. Bella. Guarda che adesso devo andare però, ok? Hai capito? No. Sì. Adesso arriva l'aria, un attimo. Dai, fai bip bip, bip bip. Dai, bip bip. Dai che la mamma deve andare su, che c'è un caldo bestia e sto già schiumando. Dai Bella, guarda che il papà ti aspetta. Non tira giù i finestrini, adesso arriva la tira su. What? Hai tirato giù il finestrino? What? Dai. Dai. Vai, vai che papà viene a prenderti. Andiamo? Dai, papà. Dai, ciao amore. Mamma deve andare in ufficio. Vuoi andare in ufficio? Eccomi. Allora, questo è il giorno dopo quello che avete appena visto. Ieri pomeriggio, dopo che sono tornata a casa, ero demolita. Mi sono mangiata un'insalatona, poi mi sono messa a lavorare e niente. E sto ancora sbadigliando dalla stanchezza di ieri. Stamattina invece mi sono svegliata e ho lavorato, ho passato la mattina a lavorare al computer. E adesso ho quante mucche. E adesso sto andando un attimo in marina, che devo controllare una roba. E poi Phuket Town, adesso oggi è un momento, un pomeriggio di me time. Vado a rifare il tatuaggio alle sopracciglia, vedete le mie sopracciglia sfigatissime. E vado da questo ragazzo da cui sono stata anche l'anno scorso, che mi è piaciuto molto, molto bravo. E quindi vado a rifare questa cosa che una volta all'anno mi tocca, perché io quando avevo tipo 13 o 14 anni, i tempi del cioè praticamente, perché lo so che sono cambiati i tempi, ma ai miei tempi si diceva cioè, e ci spinzettavamo queste minchia di sopracciglia perché tipo anni 2000, no? Era il 2000, sì, anni 2000 andavano di moda proprio fatte tipo, scusate ma sto facendo una specie di come si dice, scorciatoie in mezzo ai campi, e andavano di moda mica nel 2000 queste sopracciglia d'arco super super striminzite, e io pensavo che ricrescessero perché pensavo che funzionasse un po', non so, come i piedi delle gambe, che tagli e ricresci, tagli e ricrescono, anche triplicano. E invece le sopracciglia a un certo punto hanno smesso di crescere e hanno mantenuto questa forma orribile a ombrellino. E quindi quest'anno è il quarto anno che me le tatuo.
Solo che sono tatuaggi ovviamente che poi iniziano a sfumare, vedete? E quindi niente, sto andando lì. Adesso metto giù il telefono perché qua la scorciatoia nei campi è finita e rientro nella strada principale, e che essendo una strada di pucche devo mettere giù il telefono e fare attenzione. Sono arrivata in marina, cioè a parte il traffico, cioè 40 minuti, in linea d'aria sarò a 5 km, ma vabbè. E poi in marina fuori non c'è un parcheggio neanche a pagare oro. E ho parcheggiato qua nei sotterranei, dove, cioè, tipo, gli uffici sono tipo dall'altra parte di tutta la marina. Quindi devo fare anche di corsa, perché tra un'ora esatta devo essere. Ah, ecco la Silvia che mi ha scritto: ma sei in arrivo? Eh sì, ci sto. Corro. Oddio, chi è? Esci la torta. Dov'è la torta? Morning. Cioè, no, mi ha fatto prendere un colpo perché gliel'ho detto stamattina. Ciao il fiatone. Ah. Ciao Joe. Yeah. Hello. Joe stava facendo coffee break. How are you? Yeah, very hot. Very hot. Madonna, ci ho messo tipo 40 minuti. Sì, arrivo. Ma cioè, 40 minuti. Perché mi devi fare il video picture sto cazzo di ricrescita. Che non mi... Sarà nel frigo? Apriamo. Ah, thank you. Wow. Apriamola. Oh, ok. Wow. 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 Big shake. Vediamo. Okay, apriamola qua. Vediamo, dai. Apri. No, è bella. Sì, si chiama Omar. È un cliente. Ma è lui, pensavo fosse lei. No, 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 è il marito, il marito. È il marito, ma lui non lo sa. Bravo. No, è bella. Lui non sa di essere il marito. C'è il coltello. No. Sei pirla oggi. Sono oggi, no, non so di aver la torta. Allora, adesso posso ti dico togliere un pezzettino di no. Così. Posso dirti una cosa, allora. Quando tornano gliela date, però dopo la mangia nell'albergo. Gliel'ho già detto alla signora. Ah, ok, va bene. Quindi così. Va bene. No, cioè tipo non lo so. Non c'è una candelina, no? Adesso chiedere troppo. Non abbiamo le candeline. No. Fai? You have? Me, ok. Ah, ok. But because we give them and eat at the hotel. They eat at the hotel. Because it's, you know, and now I cannot stay. I have to go make tattoo here. Allora, sono arrivata. Sono in centro Phuket Town. Ho trovato un parcheggio incredibile. E mi sono preso anche un bel caffè. Bello fresco, senza zucchero. Perché sono un pochino in anticipo di una decina di minuti e ho trovato un casino perché sono vicino a una scuola e sono usciti tutti i ragazzini da scuola e è un'impresa parcheggiare, ma ho aspettato che se ne andassero via tutti e ho trovato parcheggio. Adesso quindi penso che entrerò a fare le sopracciglia e dormirò, credo, perché sono distrutta. Ragazzi, ho finito, ma non si vede bene perché adesso è appena fatto, sono un po' rossa, un po' lucida, non rende bene in video. Comunque ho appena fatto e ovviamente l'effetto che ho cercato di fare è naturale, fatto tipo piletti, e sono bloccata ferma nel traffico perché adesso sono alle 5 e mezza, quindi sarà così fino a casa. E niente, questo è un video che ho fatto per farvi vedere com'è la vita di tutti i giorni qua a Phuket, perché mi dite sempre che faccio pochi video e il motivo è che appunto alta stagione lavoriamo tanto, tante cose da fare e quindi è un po' un periodo così, però è anche un bel periodo e tra l'altro è anche un periodo di cambiamenti, ci sono delle novità, ma per ora le tengo nascoste, vi racconterò a breve perché mi piace raccontare le cose quando sono a termine. Non sto facendo, ah, tra l'altro guarda dove sono, sapete cos'è questa? La mensa del mission. Sapete cos'è il mission? È l'ospedale dove è nata Bella, proprio qui a 20 metri dietro questa mensa c'è la stanza dove è nata Bella, qua il mission di Phuket. Il 4 maggio del 2021 eravamo qui a fare la piccola scimmietta, la scimmietta veniva al mondo. Niente ragazzi, io adesso sto qui, aspetto e appena arrivo a casa mi rimetto a lavorare
noi ci rivediamo nei prossimi giorni. Se vi piacciono questi video, ditemelo, ne faccio anche di più, li faccio volentieri. Però non vedete le spiagge belle di Phuket, quelle in questo momento le vedono i turisti. Ciao, un bacione, a presto.